Eppure ben ritrovati sul mio canale, l'autunno è ufficialmente fra di noi, come si evince anche da questo cambio di sfondo, un tema autunnale. Tra l'altro l'autunno è fra di noi già da un discreto numero di settimane e come di consueto allo scattare di una nuova stagione me pia la fregola fortissima di fare nuovi acquisti. Tra l'altro quest'anno sono partita con largo anticipo perché già a inizio settembre, quando si faceva ancora il bagno al mare e c'erano 32 gradi, io stavo già guardando la roba autunnale. Potrete immaginare perciò cos'è accaduto. Ho portato a casa in questo mese e mezzo una svalangata di roba in barba al mio buon proposito di contenere la tendenza allo shopping compulsivo. Ciao, caro saluto al buon proposito, che tra l'altro non è nemmeno l'unico buon proposito che ho mandato in vacca, perché sono mesi che cerco di convincermi a trovare la motivazione per mettermi a dieta e magari cercare di perdere uno o due dei 7000 kg che ho preso dal lockdown in poi, ma anche in questo caso, caro saluto alla dieta. Il che significa che, ancora una volta, la maggior parte dei capi autunnali che ho comprato l'anno scorso non mi vanno più perché mi stanno stretti. Benvenuti nella mia vita, o dimagrisco e la roba mi sta larga, oppure ingrasso e la roba mi sta stretta. Di solito la seconda. Quindi niente, anche un po' facendomi forte di questa situazione, ho portato a casa, come dicevo, una svalangata di roba acquistata sia in negozio che online, un po' qui e un po' là. Perciò se voi siete pronti io andrei a cominciare, perché qui di fianco c'ho una montagna di roba. Ho pensato di dividere i capi per marchio, per brand, così da rendere questo video un po' più fruibile. Alcune cose le ho già indossate, altre no. In ogni caso, disclaimer, per quanto creda che non ce ne sia tutto sto bisogno, ma lo facciamo. Tutti i capi che vedete li ho acquistati con i miei soldi, niente mi è stato regalato, tutte le opinioni sono le mie, eccetera, eccetera. E chiudiamo. Primo acquisto è del brand, del marchio Stradivarius. Ora, devo dirvi la verità, non compro tantissimo da Stradivarius, non perché abbia qualcosa con questo marchio, quanto piuttosto perché spesso ha delle collezioni molto young, molto fresh, molto cool, tutte cose che io non sono, né young, né fresh, né cool, una vecchia carampana. Però se sono in giro e capito davanti a un negozio di Stradivarius, un giro me lo faccio perché a volte trovo delle cose che inaspettatamente vanno bene per me, e questo è stato il caso di questo cappottino. Cercavo un cappottino da mezza stagione, per quanto, ah signora mia, non esistono più le mezze stagioni. In realtà, quando è partito il primo freschino, e io ho scoperto con grande tristezza che la maggior parte dei cappotti nell'armadio mi stanno pelo strettini, sono andata alla ricerca di qualcosa che andasse bene, appunto, non per il pieno inverno, ma per questa stagione di transizione. Volevo un cappotto cammello e ho trovato questo, che mi piace tantissimo, per l'appunto da Stradivarius, perché ha un peso perfetto, così da mezza stagione, e un taglio morbido, comodo. Non chiedetemi quanto l'ho pagato, perché come di consueto i prezzi non me li ricordo. In ogni caso, lo dico subito, così siamo tutti sulla stessa pagina, sul blog troverete la lista di tutti i miei acquisti autunnali con link diretti per saperne di più, conoscere il prezzo, i materiali, le taglie, eccetera, eccetera, e anche se volete comprare qualcosa lo trovate lì. Invece il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta, tutto come al solito. Quindi primo acquisto autunnale, cappottino così da mezza stagione, color cammello, con questo taglio morbido e rilassato che mi garba tantissimo. Passiamo adesso al prossimo brand, H&M, che, spoiler alert, è il più ricco di questo video haul, perché la collezione autunno-inverno di quest'anno mi sta facendo volare altissima. Poi tra l'altro ho fatto una di quelle robe tipiche di chi ha la tendenza allo shopping compulsivo, ovvero trovare un capo che mi piace e acquistarlo in tutte le sue possibili varianti. Fra poco lo vedrete. Prima però, continuando sul tema dei cappotti, ne ho preso uno online anche su H&M. Eccolo qua. Sono molto indecisa. Non mi dispiace il taglio, mi piaceva l'idea appunto di un cappotto di nuovo senza troppi bottoni, un po' più dal taglio rilassato, con il cappuccio, perché non ne avevo nessuno col cappuccio. Tutto sommato carino, però ecco,
pesa 250 kg, ma proprio pesa, sembra di mettersi addosso la corazza, l'armatura medievale, il che non lo rende proprio comodissimo. Infatti sono qua che mi chiedo se tenerlo o mandarlo indietro. Voi che dite? Lasciatemi la vostra opinione nei commenti, perché sono molto molto combattuta. Da una parte il taglio mi piace assai, dall'altra però, naggia, faccio fatica a tenerlo su con un braccio solo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Andiamo avanti ed entriamo nel favoloso mondo del compro tutte le varianti dello stesso abito. Allora, ho provato in negozio, in realtà questo è il primo che ho acquistato. Molto bene, ho provato in negozio questo abitino delizioso dal taglio svasato, che in questo momento, visti i 3000 kg che ho preso dal lockdown in poi, è uno dei tagli che prediligo. Animalier, quindi sfondiamo una porta aperta, collettino, con questo collettino adorabile, manica sbuffo, insomma, pazza, amore a prima vista. L'ho provato, me ne sono innamorata e l'ho subito messo in borsa per acquistarlo. Poi giro lo sguardo e giusto di fianco c'era anche la versione in finta pelle. Vuoi che non prenda anche la versione in finta pelle? Ma certamente, ma non sia mai che la lascio lì. Poi insomma sono molto diversi, no? Molto molto diversi. Ma non è finita, perché qualche settimana dopo online mi sono accorta che esisteva anche la versione di nuovo in tessuto ma tutta nera, che è completamente diversa da quella in finta pelle, siamo tutti d'accordo? Quanto costavano? Chi lo sa, perché questo l'ho preso online, i prezzi non ci sono, gli altri cartellini non ci sono più, quindi non so dirvi, ma come al solito trovate tutti i link sul mio blog. Niente, è andata così, ma signori cari, non è finita, perché forse avrete notato che indosso un capo molto simile ma non identico, questa volta lo sbuffo della manica è un po' meno importante, il taglio è leggermente diverso, perché appunto come vedete ha questa ricciatura sulla vita e poi è più, non è a trapezio, quindi un taglio un po' diverso, ma di questo il colore mi ha attratto immediatamente e diciamo che quest'anno forse ho sviluppato una leggera ossessione per i colletti importanti. Quindi ecco, ho preso due o tre cosette da H&M molto molto simili, me ne pento? Mi piacerebbe potervi dire di sì, ma in realtà neanche un po'. Andiamo avanti perché non è finita, ho preso altre cosette da H&M, tipo sempre in negozio ho visto questo body con scollo quadrato, forse ricorderete già questa estate ero in fissa con lo scollo quadrato, mi piace assai, mi piacciono molto i body perché messi nelle gonne non salgono e stanno belli attillati con sopra un cardigan pesante, a morte sua costava relativamente poco, quanto come al solito non me lo ricordo, però sono quei capi così un po' basic che in autunno e inverno svoltano abbastanza. E poi, cos'altro c'è? C'è ancora, ve l'avevo detto che H&M era la categoria più ricca, ho preso anche questa gonna in finta pelle, in questo color grigio chiaro, longuette, una gonna midi, non l'ho ancora provata, non l'ho ancora indossata, voi starete vedendo un po' la situa, fatemi sapere cosa ne pensate, perché è arrivata insieme al cappotto armatura, e sono ancora in tempo a mandare indietro anche lei. Però concettualmente così sono un amante delle gonne in finta pelle. Di questo colore non ne avevo nessuna. vediamo come va e sentirò anche un po' i vostri pareri. E questo conclude, direi proprio di sì, la sezione H&M. Passiamo al prossimo marchio. Sto cercando, non so se avete notato. Dai, è forte, veloce, scattante, se no qui facciamo notte. I prossimi capi vengono tutti da uno dei miei siti preferiti in assoluto, il sito americano ModCloth, del quale vi ho parlato anche, se non sbaglio, nel video sì dei preferiti di settembre, perché per un anno e mezzo, quasi due, non era più disponibile in Europa, adesso è tornato con mia grandissima gioia e non appena ho visto che il sito era di nuovo online anche in Europa, ho fatto un piccolissimo ordine, tutto in vista dell'autunno. Procediamo a, così procedo a mostrarvi il frutto dei miei acquisti su ModCloth. Primo
capo camicettina, in realtà è del brand inglese Collective, che ha fatto una collaborazione con ModCloth. È ModCloth per X, col X, for Collective. ModCloth e Collective insieme. Se non conoscete, tra l'altro, Collective è questo brand inglese specializzato in capi dal gusto retro, ve ne ho parlato spesso e volentieri, ho un sacco di roba, anche loro. Camicettina con manica sbuffo, collettino bon ton, bottoncini bombati, sono quelle robe per le quali io vado matta, anche la parte sotto un po' a peplo, e ho pensato che sarebbe stata molto bene con le mie varie ed eventuali gonne svasate, quindi camicettina bon ton, super cute, come dicono le influencer, super cute. Poi un mio grande classico da ModCloth, già in passato, era quello di acquistare i cardigan, perché ne hanno tantissimi cropped, quindi un po' più corti, che come dicevo già per la camicia, sono perfetti da indossare con le gonne a ruota, perché i cardigan lunghi sulle gonne a ruota non se possono vedere. E quindi ne ho presi due, uno in questo color senape perfetto per l'autunno, ma devo dire che anche l'altro non scherza, come vedete appunto corto, super carino, discretamente caldo, non so, io questi cardigan poi li uso veramente tantissimo, tantissimissimo. E stesso modello, altro colore, questo verde bosco autunnale, non è che ci sia molto da dire, però se cercate dei cardigan un po' attillati, un po' corti, su ModCloth andate sul sicuro. Poi, sempre dalla linea ModCloth per Collective, ho portato a casa anche questo adorabile vestito tartan in questi colori molto autunnali, il blu petrolio, il viola, il giallo senape. Mi piace molto, mi piace perché ha questo taglio svasato, e poi la bellezza di ModCloth è quella di avere taglie per tutti, cioè veramente molto molto inclusive, perché hanno taglie sia da extra small, super petite, piccolissime, a veramente taglie molto molto grandi che difficilmente si trovano altrove. E niente, mi piace un sacco, lo trovo molto autunnale questo abito, con un bel cardigan sopra, insomma, a morte sua. E poi, last but not least, per quel che riguarda gli acquisti su ModCloth, ho preso questa gonna a tubino in vellutino. La volevo da un po', una gonna del genere, e faticavo molto a trovarla. La bellezza di questa è che è super stretchy. Ci sta dentro chiunque, persino io. Mi piace un sacco e non vedo l'ora di indossarla, perché questo è uno dei capi che ancora non ho indossato fino adesso, e finalmente potrò. Aspettavo un po' questo video. Ho ancora quante cose, due cose da farvi vedere prese su ModCloth. Non sono abiti, sono scarpe. Forse ricorderete che già nel video dei preferiti di settembre vi avevo mostrato delle scarpine adorabili acquistate su ModCloth. Ebbene, ne ho presi altri due tipi diversi, molto diversi. Per esempio questi stivaletti, cercavo da un po' degli stivaletti di questo color champagne, non è champagne, è cognac, sempre una bevanda, vabbè, color cognac, perché è uno dei miei colori preferiti per l'autunno, sono in finto camoscius, camosciatini, con un filino di tacco che riesco a sopportare, perché le scarpe col tacco ormai forbidden, verboten per me, non riesco a camminarci neanche mezzo secondo. Questi invece sono comodi, con la loro cernierina sul dietro. Secondo me van bene sia con le gonne che con i pantaloni, e trovo che su ModCloth ci siano spesso delle scarpe interessanti e un po' diverse dal solito, come ad esempio le prossime che vi mostro. Stivaletti da pioggia leopardati, ditemi dove altro si trovano degli stivaletti da pioggia leopardati. Io non li avevo mai visti da nessuna parte, e tra l'altro con le piogge che fa ultimamente direi che degli stivaletti da pioggia servono assai. Li amo tantissimo, li ho già indossati quando ha fatto quelle grandi piogge che hanno distrutto mezza Italia, e devo dire sono super funzionali, impermeabili, carucci, un po' diversi dal solito, e anche loro vengono da ModCloth. Ecco, l'unica cosa su ModCloth, bisogna fare attenzione perché le taglie sono tutte americane, e quindi se avete dei dubbi googolate, tipo la mia taglia è il 38, 38 in taglie americane, e se non sbaglio la mia è 7 e mezzo, una roba del genere. E veniamo
Veniamo adesso all'ultimo brand di questo lungo video autunnale. Mi darete però credito sul fatto che ce la sto mettendo tutta per essere concisa, breve, per non farlo durare 2000 anni, anche se temo che i miei sforzi saranno abbastanza vani, perché c'è talmente tanta roba che... In ogni caso, gli ultimi due capi vengono da Zalando. Non acquistavo su Zalando da tantissimo, ho detto vabbè, fammi provare, magari trovo qualcosa che mi sconfinfera. In effetti qualcosa l'ho trovato, come ad esempio questa altra gonna in vellutino, color cognac. Il taglio è completamente diverso da quella di ModCloth, che è a tubino, questa è a taglio svasato, a trapezio, caruccia molto autunnale. E last but not least, un paio di leggings finto camoscio color cognac. Non so ancora bene questi come li abbinerò, ma nella mia testa mai più senza. Ecco. E questo ci conduce alla fine del video haul autunno-inverno 2020. Spero che il frutto del mio shopping vi sia piaciuto, vi abbia ispirato, magari qualcosa lo acquisterete anche voi. Mi raccomando, io comunque aspetto i vostri pareri in generale su cosa tenere, cosa rimandare indietro. Mi piacerebbe sapere anche qual è il capo che vi è piaciuto di più, insomma. Nei commenti ditemi un po' la vostra, che mi interessa sempre. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti i capi con link per saperne di più, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto e cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Ecco, l'abbiamo detto ancora una volta. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, come di consueto, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, bacio a stampo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!